purtroppo. I ricordi naturalmente quali sono, insomma, sono ancora ben vivi chiaramente. Ma i ricordi sono sempre belli, perché fu un'annata meravigliosa. Purtroppo passano gli anni, io speravo di vedere qualche altro scudetto, ma oggi è dura. Oggi la situazione è davvero critica per noi, questa Fiorentina, una Fiorentina che sta andando molto male. Come te la spieghi? Ma fino a 5 partite fa, no. Io credo che il discorso Pioli abbia influito molto, e questa squadra è molto legata all'allenatore. Io ho visto la partita l'altra sera, mi sembrava una squadra impaurita, non ha nessun problema di classifica, però è una squadra impaurita. La retrocessione, che è lo spettro di cui si sta parlando in queste ore, va lontani con forza. Ma non esiste, se guardiamo anche il calendario, sarebbe, deve andare tutto al contrario di quello che pensano, non credo. Però come si riparte in questa situazione? Il prossimo anno, la Fiorentina, con quale spirito e soprattutto da che base riparte? Parte dal discorso della squadra già con degli elementi giusti, potrebbe fare secondo me un buon campionato. Perché la Fiorentina quest'anno è mancato principalmente nel mercato. Se tu non hai il centrocampo è difficile la pallone. Però come si può ricucire, se si può effettivamente ricucire il rapporto tra la città e della Valle, oppure secondo te è tutto finito tra della Valle e no, Firenze? Io non credo, perché mi conosco il tifoso della Fiorentina, lo sai bene, vivo a Firenze, sento gli umori e il resto. Basta poco che il tifoso è sempre vicino a questa squadra. Sì, però in questo momento Hanno contestato anche negli anni scorsi, hanno contestato i Cecchidori, hanno contestato sì. Però probabilmente questa lettera di Diego della Valle potrebbe aver creato una divisione definitiva. Ma io mi auguro di no. Spero di no. Da ex napoletano invece, che giudizio dai sulla squadra?